Sono agitato, sono arrabbiato, ma soprattutto sono molto confuso. Abbiamo appena dedicato uno show di 3 ore a delle vecchie glorie. Potete chiamarle leggende, chiamatele come vi pare, ma loro hanno fatto il loro tempo. Una notte come questa è la rappresentazione di ciò che sbaglia questa compagnia. 3 ore per delle persone che riescono a malapena a camminare? E poi parlate di rispetto. Il rispetto. No, non sono impazzito. So benissimo che la loro generazione ha spianato la strada per le superstar del futuro. Ma quando diavolo ci permetteranno di percorrere questo sentiero? Gente come Drew Gulak, Akira Tozawa, me stesso o tutta la Retribution non è nemmeno apparsa nello show. Perché? Perché dobbiamo ascoltare What You Gonna Do, Brother? Ancora e ancora per milioni di volte? Sì, hanno gonfiato gli applausi. Li hanno veramente pompati per queste leggende. Sono sicuro che il pubblico da casa stava esultando. Ma perché non date una chance anche a noi? Siamo qui 365 giorni all'anno e possiamo migliorare ulteriormente questo business. Ma no, metteteci pure tutti da parte. Diamo 3 ore di show a gente che non si regge in piedi. E lo ripeto un'altra volta, quand'è che camminerò sul sentiero che loro hanno contribuito a scavare qualche anno fa? E se non mi state capendo, non è perché sto parlando troppo veloce, ma perché voi da casa ascoltate troppo lentamente. Questo posto ha bisogno di un cambiamento, questo posto ha bisogno di una svolta, e io sono quel cambiamento. You want to call them legends, call them whatever, they've had their time. A night like tonight is exactly what is wrong with this company. Wow, posso dire solo una cosa, questo promo di Mustafa Ali a Raw Talk è stato qualcosa di incredibile e sicuramente molto azzeccato. È parte di un copione, ovviamente non è nulla di improvvisato, però nonostante sia recitato da Hill ha perfettamente senso. Racchiude al suo interno ciò che penso io della WWE attuale, perché affidarsi sempre a dei part-timer, a delle leggende o a show filler, tra virgolette, come quello dello scorso lunedì notte, per cercare di raddrizzare gli ascolti, mettendo da parte però i poveri performer talentuosissimi che la WWE al momento ha sotto contratto, perché ripeterò sempre che negli ultimi anni il roster è uno dei migliori della storia, ma questi talenti hanno bisogno di uno sviluppo creativo, delle storyline sensate, di qualcosa a lungo termine, di una progettazione, come ho detto nel mio scorso video sfogo. E se non gli si dà l'opportunità di creare qualcosa di interessante o si tronca sul nascere ogni idea, la cosa è molto difficile. Per certi versi mi ha ricordato un po' la pipe bomb di CM Punk, un promo concordato, improvvisato in quell'occasione allo Straight Edge, che però punta a dire verità assolute, perché anche all'epoca la situazione puzzava già un po' di feccia e Phil Brooks ne tirò fuori di ogni, guadagnando l'approvazione dei fan e diventando un'icona leggendaria per questo sport entertainment. Ora, non voglio dire che Mustafa Ali si avvicinerà minimamente alla popolarità del Best in the World, però non è passata in sordina questa sua uscita nel talk show post show rosso e anzi sta ricevendo l'approvazione di una larga fetta del wrestling web mondiale. Se in WWE non saranno stupidi, ma ho i miei dubbi, potrebbero puntare forte sulla Retribution, dargli un senso visto il terribile debutto e non solo, perché è stato tutto terribile. Adesso sono in faida con Ricochet, vedremo se si unirà ai ribellini, però è comunque narrazione da bassi livelli di card, anzi spesso e volentieri nemmeno appaiono negli show, nei pay per view ancora meno. Ma se questo punto dovesse essere la svolta della vera ribellione di questi atleti, cioè puntare il dito contro la dirigenza, contro le angherie del team creativo che spinge sulle leggende, sui part-time, timer non dà occasione ai giovani talenti di esprimersi, wow, dei giustizieri, dei paladini mascherati, nonostante i nomi terribili e le maschere comprate su Wish a 2 euro che ti arrivano dopo 3 mesi. Quindi non lo so, mi ha esaltato tanto, ha mostrato una bella dose di carisma, è stato molto convincente, sia come mimica facciale che come tono cupo e tenebroso, e inoltre ha zittito pesantemente 2 impiegati della WWE come R-Truth e Charlie Caruso, credo, non mi ricordo chi ci fosse al tavolo, e ha detto: questo ora è il mio show, voi state zitti, ascoltatemi perché ho qualcosa da dire di importante, giustamente. Boh, sono veramente contento di questa uscita di Ali e di come è stata accolta dall'internet, però sono sicuro che in WWE diranno: ah, vedete com'è stato bravo, è cattivo, quindi adesso le leggende dovranno squasciare la Retribution, questo è quello che vuole il pubblico, vero? No, assolutamente no, ma sono sicuro che ce lo farete vedere perché siete degli infamelli. Dal vostro Certified Why è tutto, grazie mille per essere passati, noi ci sentiamo presto e come al solito un calorosissimo e grandissimo Hulk Hogan Merda. No, ciao.